deve essere un'opportunità, perché l'Italia è l'Europa e i comuni italiani sanno che la loro dimensione può svilupparsi soltanto se l'Europa diventa un elemento appunto di sviluppo, una leva sulla quale far crescere le nostre città. Non tutte le città però sono attrezzate per avere un ufficio che è in grado di cogliere tutte le opportunità europee. Per questo è importante il ruolo che ANCI Lombardia sta svolgendo, perché noi non possiamo perdere nessuna risorsa che dall'Europa può arrivare e anzi dobbiamo fare in modo che l'Europa possa diventare un elemento per trasformare le nostre città, in particolar modo sul tema climatico, sull'efficientamento energetico, ma in generale sull'aumento della qualità della vita. Possiamo sulla sostenibilità costruire un pezzo di sviluppo e di economia nuova e l'Europa è fondamentale per finanziare tutto ciò che abbiamo in testa. I cittadini oggi percepiscono moltissimo i sindaci e l'Europa e questa sorta di alleanza si unisce attraverso ovviamente un dialogo costante che le amministrazioni comunali hanno con l'Europa per quanto riguarda la partecipazione a bandi, ma sono bandi non solo per ottenere risorse importantissime soprattutto per i comuni, ma soprattutto per delineare delle politiche comuni a livello europeo. Sono una serie di stimoli importanti per fare bene e uniformarsi a quelli che sono degli standard che sempre di più ci chiedono dall'Europa, ma anche il nostro Paese. A fare rete nei territori, perché questo è alla base dello sviluppo territoriale. Imparare a captare quelle che sono le opportunità di finanziamento sottendono quello che è un grosso lavoro di analisi sul proprio territorio e prima ancora dell'analisi c'è bisogno di formazione. Insegniamo agli amministratori e ai cittadini quali sono le opportunità e soprattutto come mettere insieme le forze. Bisogna assolutamente imparare a fare squadra e quindi capire che abbiamo tutti più o meno per parti omogenee di territorio, le stesse problematiche, le stesse criticità, ma anche le stesse potenzialità. E io allora voglio lanciare questo messaggio: facciamo squadra, capiamo quali sono i problemi, mettiamoci insieme, investendo anche delle risorse, perché senza le risorse non possiamo ottenere quel plus valore che ci permette di fare un salto anche negli investimenti nel territorio, ma anche negli investimenti sulle persone, sulle risorse umane che ci aiutano ad andare più in alto. C'è un bilancio di 1.300 miliardi che è stato proposto dalla Commissione europea al Parlamento, che è in discussione. Stiamo intervenendo come il sistema di ANCI, delle ANCI regionali, per cercare di capire cosa su questo può essere rivolto ai comuni, come i comuni possono essere beneficiari di questi finanziamenti. Secondo un bisogno che non è solo un bisogno territoriale, ma che vuole sposare la programmazione territoriale con quella che è la programmazione europea. Questa è la sfida dei prossimi 7 anni. È la sfida di una programmazione che non è più a macchia di leopardo, ma è strategica, è inclusiva e ha una modalità di protagonismo proprio dei sindaci.